Questo progetto Storie Digitali è nato anche perché 3 anni fa il Goethe Institute ha finanziato un progetto dal nome Scorri Scrolla Digita per adulti, tra l'altro Sonia Basilico che ha fatto uno degli incontri di formazione e all'interno di un macro progetto che si chiamava Creatività 4.0 se non sbaglio, e a seguire, oltre agli incontri per adulti, ci sono stati degli incontri per bambini sia al Goethe Institute che alla Biblioteca Europea che alla Centrale Ragazzi, e Carta Straccia appunto ha curato gli incontri con l'infanzia che erano strutturati o con delle classi, le loro maestre, insomma alunni e maestri, o con genitori. E nell'incontro di oggi lavoreremo in questo modo. Adesso faremo, appunto, vedremo insieme queste slide dove andremo un po' a fare una carrellata di app con cui ci piace lavorare. Diciamo che il criterio è un po' quella della qualità di quello che piace a noi. Lei la farà una piccola introduzione, grazie. Poi più avanti faremo un micro gioco, faremo vedere fotografie dei laboratori e delle attività che noi abbiamo proposto appunto in diverse occasioni con l'infanzia. E Leila, ti passo la parola. Grazie, buonasera a tutti e ancora scusateci per questi problemi tecnici. Allora, andiamo un pochino a vedere, non esitate a fare domande su alcune cose le daremo più per scontate, altre meno, quindi invece non esitate a riportarci eventualmente sul punto e chiederci qualcosa in più. Orsi, mandami la prima slide, cioè nel senso dopo il titolo. Così. No, Sì. ferma la prima. Ok, allora forse sì. Sì, allora, cominciamo quindi con qualcosa di forse un po' scontato per molti, su cui cerco di andare il più veloce possibile. Meglio prima, che non si vedeva intorno. Allora, cosa intendiamo con libro app? Per fare questo, diciamoci velocemente cosa intendiamo con albo illustrato, giusto un po' per ricordarcelo. Qualcuno vuole evitare di farmi fare a me l'albo illustrato? Forza, senza timore. Se non volete parlare, potete scrivere in chat. Ah sì, certo, questo lo potete sempre fare. Se no, vado io. L'albo illustrato è quel sistema complesso, lo chiamiamo un sistema complesso, in cui tra, diciamo, illustrazione, testo e elementi materiali si intesse un rapporto particolare da cui deriva il significato. Quindi è quell'oggetto culturale in cui tutti questi elementi collaborano al significato e non se ne può togliere uno. Questa è un po' la differenza rispetto a un libro illustrato come Pinocchio, giusto? In cui c'è il testo di Pinocchio su cui non si discute, anzi su cui si potrebbe discutere visto che era uscito prima periodicamente, insomma c'è tante vicende, finiva con un suicidio. E poi invece è stato cambiato su insistenza dei lettori, però insomma, senza soffermarci su Pinocchio, il testo di Pinocchio è quello, lo può illustrare Chiostri, lo può illustrare Jacovitti, quello è un libro illustrato, no? Non cambia Pinocchio, mentre qui cambia. E tutti gli elementi, non soltanto l'illustrazione e il testo, ma anche proprio la conformazione materiale di questo, collaborano alla fruizione del senso. Che cos'è un libro app invece? Dai, buttatevi, tanto questa è una definizione in via di progresso. Emanuela ci dice: è un libro con contenuti digitali fruibili da smartphone, come giochi o approfondimenti. E poi Chiara Quagliani ci dice giustamente: il libro app sarà qualcosa di legato al digitale.
Sara ci dice un libro digitale che può anche essere interattivo. Allora, interattivo è una parola d'ordine del nostro incontro di oggi, perché diciamo la nostra idea, ma quella anche, mi ricordo, mi sembra anche Sonia durante quelle formazioni famose a cui faceva riferimento Orsola prima, interattivo e multimediale è già eminentemente l'albo illustrato, cioè proprio perché sulla sua superficie c'è questo dialogo tra testo, immagine e caratteristiche materiali, già questo oggetto è tanto multi e tanto inter. Per esempio, vabbè, questo è un esempio abbastanza chiaro, cioè l'interazione è evidente, cioè la richiesta, che vuol dire con interazione? La richiesta di fare attivamente qualcosa e vediamo la nostra definizione. La nostra definizione di libro app è un'app che in qualche modo richiama al libro. In questo, in qualche modo, c'è un po' tutto quello che avete già detto voi e forse anche molto altro. In alcuni casi questa trasposizione dal libro all'app è molto semplice, come vedete in questo Eric Carle, come qui c'è questo gioco di lamelle. Nell'app sarà molto facile, l'app che vedete qui, fare un gioco simile con delle parti sotto che scorrono e quando hai il match giusto farà qualcosa. In altri casi questo collegamento è meno ovvio, in altri casi non c'è un collegamento, cioè in altri casi addirittura abbiamo dei libri app senza libro. Ora, questi sono tutti casi, per esempio, alcuni casi di libro app in cui il collegamento è molto evidente. Vediamo in che modo. Allora, nel primo caso, Green Eggs and Ham, visto che è un libro, come forse tanti di voi conoscono, Prosciutto e Uova Verdi, molto basato sulla sonorità della parola, l'app ricalca questa stessa modalità, si scorre semplicemente il testo e l'immagine, c'è questa potenzialità dell'attenzione verso la parola, quindi per esempio si può cliccare su una parola e sentirla più volte, si può attivare l'audio o meno, quindi ecco anche la funzione auditiva è un incremento in più rispetto al cartaceo, però questo diciamo non si discosta particolarmente dal cartaceo. Abbiamo sotto altri casi molto interessanti. Abbiamo il caso del libro bianco, di cui parleremo più diffusamente, quindi non vi anticipo nulla. Abbiamo il caso di Facce, di cui parleremo anche un pochino, che è un libro catalogo e un'app. No, scusa, Orsi, tornami alla slide precedente. È un libro catalogo e un'app catalogo. E infine abbiamo questo, che è il caso forse di cui mi preme di più raccontarvi, che è invece, Ange di Hervé Toulet. Cosa ha fatto Hervé Toulet? Quando è uscito l'iPad 10 anni fa, a questo punto, ma diciamo da quando l'interazione digitale tramite schermo, quindi tramite touch, ha preso così tanto posto nella nostra vita quotidiana, cioè è entrato nelle case, che un po' possiamo vederlo come il momento in cui è stato lanciato l'iPad. E hanno iniziato a diffondersi i tablet e gli smartphone. In quel momento lì, Hervé Toulet ha fatto un libro molto particolare, che si chiama appunto Un libro, che molti di voi sicuramente conosceranno, che ricalcava questo stesso tipo di interazione. Grazie, Orsi. Cioè, propone proprio dei giochi battere, toccare, spostare, che sono molto simili all'interazione che facciamo con le dita su uno schermo. Press here. E a questo punto l'app come si fa? Che già il libro è tanto interattivo. A questo punto l'app diventa semplicemente, ecco perché dicevo che richiamano in tanti modi diversi al libro, perché in questo caso invece l'app diventa. Che succede? Mi raccomando, ragazzi, partecipanti. L'app diventa qualcosa di diverso, è semplicemente lo stesso ambiente grafico del libro, quindi richiama il libro perché ha questi stessi colori, questo stesso fondo bianco, ma in realtà propone giochi come memory o come spostare delle palline. Bene, scusa, forse mi vuole dire, devo andare un po' più veloce. No, E no, zero, zero. è Volevo inutile solo farla scorrere. capire.
volevo solo far vedere il video dell'app Ah, un scusa, gioco. un gioco, vai, sì, scusami, vai. Lo vedete in condivisione? Sì. Vi spiego, vediamo. Ah, ma quindi eri tu che facevi rumore? Sì. Ora si Non lo so tesoro, adesso sto assieme. Già da questo piccolo video, insomma, iniziamo a capire che siamo in un ambito, questo della lettura, cioè di qualcosa che non è invece così facile da definire, forse, a differenza di Albo Illustrato e Libro. La slide precedente, Literacy e lettura. Però sono queste, è questa la posta in gioco che diciamo che abbiamo a che fare durante questo incontro e quando abbiamo a che fare insomma con libri app e libri. In che senso literacy? Cosa vuol dire literacy? Orsi, a me sembra che siamo rimasti alla slide eccoci. Che cosa intendiamo con lettura? Sarà veramente difficile rispondere a questa domanda oggi, anche perché è un concetto perennemente in evoluzione in tutte le epoche, quindi in un'epoca vuol dire ascoltare, in cui non esisteva la lettura silenziosa, voleva dire ascoltare, no? Sapete, non so se siete a conoscenza di questa cosa, che c'è Agostino che racconta nelle Confessioni, che vede Ambrogio che legge, il Vescovo di Milano, che legge in silenzio e se ne stupisce molto, perché appunto non era una modalità comune quella di leggere silenziosamente con gli occhi. Un altro internet. Ma si leggeva appunto ad alta voce, quindi tutto questo per dire che non risponderemo a questa domanda, perché appunto è un concetto veramente in perenne evoluzione, però invece literacy ci dobbiamo provare, perché come ci scrive Rosy, appunto literacy è qualcosa che ha rotondo, che non riguarda soltanto la conoscenza dell'ABC, come sembra dalla parola alfabetizzazione, ma che ha a che vedere con la nostra capacità di leggere e capire il nostro mondo circostante, che è qualcosa che passa attraverso sì la lettura e la scrittura. Viviamo in una società tipografica, ma non solo, e non da subito e non necessariamente. Per ora la lascio così in sospeso. Ok, possiamo andare avanti. Poi, in particolare, la lettura di cui noi ci occupiamo, che è la lettura dell'infanzia, è in qualche modo ancora più misteriosa, cioè già la lettura non è un oggetto così facile da definire, ma come tanti di voi, insomma, tra bibliotecari, mediatori del libro, editori, autori, sapete benissimo, molto meglio di noi, è che per il bambino la lettura è un'esperienza a tutto tondo e che anche questa assume tante sfumature, tante modalità diverse. E, per un bambino può essere assaggiare, per un bambino può essere ascoltare, per un bambino è tante cose insieme, per un bambino può essere guardare le figure e quindi anche l'approccio al digitale sarebbe interessante chiederci che modalità prenderà. Allora Orsi, io vedo il piccolo Bruco Maisazio. Invece sarei un po' prima alla citazione delle multimodal literacy.
Sì, queste slide vanno forse perché sono molto pesanti, quindi. Eccoci, scusate, soltanto appunto una citazione per ricordarci di quanto la letteratura per ragazzi da sempre è stata un terreno ibrido. Mi viene veramente da dire da sempre, nel senso che già uno dei primi libri per ragazzi del Novecento, che i libri di Beatrix Potter, da subito ne furono fatti, che ne so, il pupazzetto, una serie di oggetti, cioè questo soltanto per segnalarvi appunto di ricordarci quanto questa l'esperienza sia del mondo circostante, quindi dei media circostanti alla letteratura, cioè dei media che il bambino affronta, sia di questi media come interagiscono col libro stesso, è un universo molto complesso. Un gioco l'abbiamo visto, arriviamo alla prima nota polemica di questo incontro. Ormai ci piace durante i nostri incontri portarvi sempre un qualcosa di polemico, ma questa diciamo è una polemica vecchia. Se c'è in questa riunione, se c'è Sonia che vuole intervenire, mi ricordo che al tempo ne avevamo parlato. Un'app premiata qualche anno fa a Bologna, anzi no, con Giulia mi se ne abbiamo parlato, con Giulia Natali se non sbaglio, anzi non sbaglio, aveva proprio scritto qualcosa. Iniziamo a parlare di un'app premiata a Bologna che non ci ha convinto per niente, perché non per fare diciamo polemica sterile, ma perché forse da alcuni elementi che a nostro parere possiamo provare a definire invece quali elementi possono essere positivi. Allora, conoscete tutti, penso, Il piccolo Bruco Maisazio, un libro che dà tempo e spazio al bambino per appunto raccontare sia l'andare, tante dimensioni del tempo diverse. Ora, senza che facciamo un'esegesi di questo libro che conoscete tutti, è sicuramente un libro che ha un ritmo importante, una lentezza importante, che parla proprio del passare del tempo e delle trasformazioni della natura. L'app presenta, vediamo forse il video. Come funziona l'app? For your very own very hungry caterpillar. For the first time, Eric Carle's much loved character is brought to a stunning 3D interactive app. Guess what? He's very hungry. Drag tasty fruits from a nearby tree, then watch him eat them up again and again. You decide what my very hungry caterpillar does next. Explore a magical garden, pick him up, or take a peek into his amazing toy box. Oh, and if my very hungry caterpillar gets sleepy, just tuck him into bed. When you wake him up, it's time for an exciting new adventure. Take a trip across a pond and grow flowers and fruit in a magical garden. There's a big ball of chance, bubbles to pop, and watch out for the white birchy ladybug. Day by day, my very hungry caterpillar grows into a beautiful butterfly. Perché va un pochino a scatti, soffermiamoci diciamo sugli elementi principali, poi magari questa se la vedono su YouTube è facilmente ritrovabile. Giulia ci ha scritto sì, mi ricordo la polemica perché appunto ci eravamo proprio avvelenate. Allora ve la faccio breve. In questo video dice una cosa importante, che quello che succede può succedere again and again, che mi sembra veramente una minaccia terribile rispetto al libro, che è qualcosa di appunto concluso nel suo spazio e come dicevo, nella scansione del tempo. Questa è un'app Tamagotchi. Alla Chiara Guaglianima, questi libri app dove si scaricano, si acquistano, dove si trovano? Trovate in queste slide che vedrete ogni volta il dispositivo, cioè il titolo, e se si trovano, si scaricano negli app store. Alcuni hanno un costo molto irrisorio, altri più alto, tipo questo mi sembra sui 3,99 euro, quindi un po' più alto.
E sono fatti per vari dispositivi. Ogni volta trovate, appunto in queste slide, troverete la specifica di quali dispositivi supportano. Allora, dicevo, la trasposizione in app è veramente mal riuscita. Allora, prima di tutto la questione del 3D. Rispetto a quei colori vivi che sulla carta e anche quell'ambiente, quella simpatia del bruco, in molti hanno rintracciato in questo personaggio che vedete qualcosa di un po' inquietante. Un libro sui tempi della natura ha delle paperelle di plastica. È un'app che funziona tipo Tamagotchi, cioè l'intento è ingozzare il tuo piccolo caterpillar e, come dicevo, non c'è soluzione di... non c'è mai la parola fine. Cioè tu lo ingozzi again and again, non solo. È un tipo di app invasiva che anche quando si è usciti dall'app continua a inviare notifiche. Ehi, il tuo bruco ha fame, per favore dagli del cibo. Ecco, un'esperienza del genere ci chiediamo quanto nella vita di un bambino possa essere significativa, sensata, rispetto a quella ricchezza incredibile del cartaceo. Ora, non è sempre così. Come diciamo, siamo partiti da un esempio negativo di cui vi ho fatto veramente soltanto cenno. Vi invito a cercare appunto le cose che avevamo che aveva scritto Giulia Natale a proposito e magari ecco, più tardi mi segno di cercarvi io il link su questa polemica, perché veramente potrei andare avanti a oltranza. Tra l'altro non funzionava bene. Sì, vuoi dire qualcosa? No, dicevo, potresti andare avanti again and again. And again, sì, esatto. Tra l'altro, ciao Antonella. Che volevo dire? No, vabbè, tra l'altro non funzionava bene perché tutta questa tecnologia 3D, come forse questa nostra riunione di Zoom, appunto, era troppo complessa per gli strumenti dell'epoca. Ok, andiamo avanti, invece vediamo qualcosa di bello. Ok. Bene, iniziamo a parlare appunto un po' delle differenze e somiglianze tra interazione col tablet e interazione col libro. Allora, ecco, vedete, qui trovate il supporto. Questo per esempio non è per Android, vedete iPad, iPod Touch, Mac, così. Come funziona il libro? Allora, il libro si chiama Double Double, o la versione francese à l'endroit, à l'envers, e funziona così. Inizio. Fine. Dieci e dieci. Quattro e quaranta. Non so se si vede. Mm-hmm. Avete capito come funziona? Su, giù. Mi interrompo un attimo perché effettivamente Io vedo sempre la solita slide. E ma a me non mi vedi invece, scusami. No. Allora aspettate. Grazie per avercelo segnalato. Ah, ecco, ok. Aspetta, faccio scorrere. Ok. No, pensavo che tu stessi facendo scorrere le slide. No. No, va bene. Allora, ora ti ho fatto scorrere, ti vedo adesso. Sì. Ok. Rosy ci segnala una cosa importante, ovvero il fatto che è vero che i meccanismi Nohance sono molto interessanti rispetto alla relazione con la realtà. Ne parleremo, cioè parleremo di alcune app che non hanno uno sviluppo narrativo concluso. Questo è un po' il caso anche di questa, tutte le app catalogo, di cui ora vi facciamo cenno. Cioè, questo è un libro catalogo, no? Passa in catalogo, in rassegna tutta una serie di su e giù, di dritti e rovesci. L'app non si discosta tanto dal libro, giusto? Cioè, immaginate, nella stessa schermata del tablet trovate... Sonia, vedo solo lo schermo fisso, la stessa pagina. Prova a scorrere i personaggi, prova a mettere in alto a destra vista. Ragazzi, dove c'è vista, potete mettere fianco a fianco, galleria, oratore. Vorrei rivedere la prima pagina del libro.
Inizio a scrivere o finisco di scrivere? Questo libro di Melena Cottin non c'è in italiano. In italiano ci sono alcuni suoi libri di Gallucci, se non erro, quello sui colori, sul nero, ce ne sono di diversi. Sui meccanismi Noens, Rosy, ne riparliamo. Perché? Perché in queste app che vedremo, vedremo un rapporto differente effettivamente con l'interazione. Più concluso, cioè che ha un inizio e che ha una fine, o più ha esplorazione di mondi infiniti, puoi giocare tu quanto vuoi. Alcuni che addirittura stufano il bambino apposta, cioè dopo un po' diventano un po' ripetitivi proprio per evitare troppo tempo di interazione. L'app di Double Double non cambia molto, perché lo stesso gioco di girare il libro che qui facciamo, alto, profondo, si può tranquillamente fare con un tablet. Giro il tablet e si evidenzia open o close, up o down. Quindi diciamo è veramente, poi vedete, questa è un'app per bambini molto piccoli, quindi diciamo l'interazione richiesta è qualcosa di molto semplice, di molto delicato e di molto piccolo, e in qualche modo non ci discostiamo tanto. Bene, e passo la parola a Orsola, così io vi scrivo il titolo e Orsi ci parla invece un po' di Mini Bombo, che è una casa editrice per la quale, grazie a Biblioteche di Roma, abbiamo molto lavorato, e quindi poi alla fine riprenderemo anche qualche attività fatta con i loro libri. Allora, eccoci. Riguardo appunto Mini Bombo, immagino che tutti voi conosciate questa casa editrice, ed è una casa editrice appunto molto trasversale, perché lavora sia sugli albi illustrati, sia sui libri app, ma soprattutto un altro lavoro che fa è quello proprio della promozione della lettura utilizzando anche i giochi. Quindi vi faccio vedere brevemente anche il sito della casa editrice Mini Bombo, perché appunto sul sito si vede che loro su ogni libro hanno creato un mini sito e invitano proprio al gioco, proponendo delle attività con delle schede da poter scaricare, dei giochi da poter scaricare, eccetera. E quindi appunto hanno un approccio, come dicevo prima, molto, molto, molto trasversale, molto ricco. Le app di Mini Bombo sono diverse, e in totale sono tutte queste. È uscita da poco Tutto il contrario, e come diceva prima Leila, diciamo che Mini Bombo è riuscita a creare dei micromondi partendo proprio dai loro albi illustrati, ogni volta diciamo con delle caratteristiche differenti. Ovvero, ci sono delle app tipo Forme in Gioco, che vi faccio vedere brevemente, invitano proprio. Invitano proprio il bambino a completare. What you could do? Oh yay! Hey, that's yeah. At least you did the work, right? Okay. So there you go. Quindi è un'app che funziona tutta così, partendo da delle forme molto semplici, geometriche e dai colori primari. L'obiettivo è quello di andare a formare delle forme in gioco, che è un po' lo stesso gioco che ci propone l'albo illustrato. La differenza però qual è? Che appunto qui è il bambino a trascinare il pezzo e a creare nell'app le varie forme in gioco.
Un altro tipo di app è appunto il Libro Bianco, che è la loro prima app, che non so se conoscete, ma vi faccio vedere il video. Allora, il Libro Bianco funziona proprio come dicevamo prima, come un'app catalogo, nel senso che la prima schermata che vede il bambino è quella di tante casse e tante latte di colori, può selezionare la latta e a quel punto gli viene data la possibilità di riempire, come si vedeva nel video, con il dito tutto lo schermo e poi da quello schermo colorato diciamo che vengono in primo piano gli animali che rimandano proprio al colore scelto. Quindi una volta completati tutti i colori, diciamo che l'app è conclusa. Ci sono altre app come sempre di Minibombo, come Grande Gatto, Piccolo Gatto, che invece hanno una narrazione dall'inizio alla fine, ok? Quindi è il tempo, diciamo, ha un approccio più lineare rispetto ad altri tipi di app Minibombo. Tutto il contrario invece funziona con un animale, ci apre tutto il contrario. Allora vi faccio vedere online il video. Mentre Orsola lo cerca, colgo l'occasione, rispetto anche alle domande ricevute in chat, per fare due precisazioni. Allora, che una caratteristica del digitale, che è sia un aspetto negativo che un aspetto positivo, è l'instabilità. Cioè, capiamoci meglio, alcune app... Allora, è possibile modificarle nel tempo, quindi questo vuol dire che è possibile migliorarle. Per esempio Minibombo molte volte ci hanno raccontato, ma anche delle cose piccole, stupide, che però hanno senso, per esempio nel Libro Bianco, i barattoli di vernice, quelli su cui il bambino aveva già giocato, a un certo punto hanno deciso di sporcarli, cioè come se fosse traboccata della vernice. Quindi è una opportunità il fatto che non sia una pubblicazione chiusa per migliorare l'app. Questo vuole anche dire però che molto spesso sono fragili, hanno un'alta mortalità, spariscono. È il caso per esempio di My Very First App, un'app davvero funzionante, davvero significativa dal punto di vista proprio della piccola interazione, piacevole, eccetera. Perché se no, questo studio che ha lavorato, che di Eric Carl, che era quella che vi faccio vedere all'inizio, che ricalcava il nostro cofanetto My Very First Library, e questo perché questo studio che poi ha lavorato a My Very Angry Caterpillar, ha lavorato anche, come ci segnalava Sonia in chat, a quella di Brown Bear, che è un altro libro fantastico, molto appunto cantilenato, basato sulla lentezza, sulla ripetizione, e anche lì c'è quello stesso ambiente, forse un po' freddo, con qualcosa che non funziona, cioè rispetto al piatto dei libri di Eric Carle, in cui questi colori hanno tutto un significato, sono delle grandi, sapete, lui lavorava su dei grandi... delle grandi carte dipinte per esempio con tanti verdi diversi poi ritagliate, questo funziona a mio parere meno, però insomma questa era soltanto una precisazione per dire My Very First Library mi sa che non si trova più. Allora vi faccio vedere tutto il contrario. Quindi avete visto che funziona in questo modo, ovvero con degli animali e spostando una livella si può decidere se farli piccini o un po' più grandi con
con il muso lungo, con il muso corto, eccetera, eccetera. Continuiamo sulle slide. Ok. E poi, per esempio, ci sono delle app che sono un po' più adatte per i piccolissimi, per esempio dalla Chioma, che funziona tutto con il movimento del libro, dell'app, scusate, come tra l'altro anche nel libro, cioè la richiesta è proprio quella di scuotere questa Chioma, da cui questo, per chi non lo conoscesse, è il libro, così, quindi in maniera verticale. Per esempio è molto adatta per i piccolissimi e grande gatto, piccolo gatto, per esempio, non subito è intuitiva, nel senso che i bambini ci mettono un pochino a capire come funziona. E questo non necessariamente è una cosa negativa, anzi. E vi segnalo anche che appunto Mini Bombo, sia nella scelta della musica che dei colori, che dell'attesa proprio dei tempi, si vede appunto che c'è una cura, un'attenzione rispetto a tutti questi vari fattori. Confermo, sono delicate, basta un click per perderle. Le app. Ah. Perché poi alcune quando spariscono, ti spariscono anche dal dispositivo. Scusate, posso, Orsola, posso dire una cosa su Dalla Chioma? Perché mi ha fatto sempre... che poi in realtà non è così, ho capito che non è così vera, però idealmente è un caso in cui nasce prima l'app del libro, cioè poi nella realizzazione in realtà sono nate insieme, però è carino l'ideazione, cioè nello studio Tiwi, appunto, che è questo studio da cui nasce la casa editrice Mini Bombo, un creativo ha detto facciamo un'app che si scuote? E da lì è nata l'idea di Dalla Chioma. In altri casi c'è un libro e si dice oddio, come posso trasporlo in app? Però ecco, era soltanto per segnalarvi che questa trasposizione non avviene necessariamente con questa sequenza logica. Mm-hmm. Ok, io direi che Mini Bombo possiamo andare avanti. Sì, allora io lascerò le slide così perché ho capito che è un po' più leggero per voi anche da osservare, non è bellissimo, però a pieno schermo va più a rilento, eccetera. Ok, allora su Faccio in realtà, visto che poi è un'app molto vecchia, è stata forse la prima app che un editore specializzato in libri per ragazzi ha proposto in Italia, andrò un pochino più veloce anche perché il tempo vola. Vorrei soltanto segnalare di nuovo questa modalità a catalogo, ovvero il fatto, come vedete in questa schermata del tablet, che come il libro presenta... Allora, come funziona il libro? Lo conoscete forse qualcuno di voi? Presenta delle facce e un piccolissimo testo. Ricorda un po' Munari, ma forse perché ricorda ancora prima un po' Matisse, cioè una semplicità fatta appunto ritagliando. E, sì, laboratori. È un piccolissimo testo. Anche questo è un tipo di libri per bambini molto piccoli. L'app anche è un tentativo di app per bambini molto piccoli. E come questo è un catalogo di facce, l'app è un catalogo di facce di cui ognuna propone una piccolissima interazione. Anche questa è un'app che ha avuto tanti problemi, nel senso sono state rilasciate poche facce per volta, se ne potevano acquistare dei pacchetti, alcune gratuite, insomma, che creava un po' di confusione, mi ricordo, sui tablet. Ma la cosa che mi piace sottolineare di questo è quello che ha già sottolineato Nadia in chat, ovvero quanto quest'app ci ricordi qualcosa di tanto cartaceo. Vedete questa faccia verde, rossa, eccetera? Quello ci ricorda un libro a lamelle, di quelli tagliati come quello di Eric Carle che abbiamo visto prima. Sotto c'è un gioco di equilibrio. Ripeto, le interazioni sono delle piccole interazioni proposte, però c'è dietro una cura, un ambiente cartaceo che ci rimanda proprio a un... prendere un pezzettino di carta e giocarci, che è tra l'altro lo spunto di tanti libri che tutti noi amiamo. Che ne so,
piccolo blu, piccolo giallo, no? Nasce giocando con due pezzettini di carta e anche Antonella Batiello per fare questo libro ha giocato con un piccolo pezzettino di carta rosso che poi è diventato tante altre cose. Nei laboratori che abbiamo fatto intorno a questa app abbiamo cercato anche noi di giocare in questo modo, cioè passando dal cartaceo all'app ma passando sempre per la carta. Direi ok. Vedere il video di facce o andiamo avanti? No, perché forse è un po' lungo, lo potete tranquillamente cercare, anche se volete. Molto interessante, sulle facce è l'app bla 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 che richiama il libro di Munari alla faccia. Nell'app si gioca con la voce molto inclusiva. Grazie Rosia. Allora, facciamo un salto sia come età che come contenuti. David Weisner, autore di diversi albi illustrati, qua abbiamo Mr. Rubik, che appunto gli ha richiesto tantissimo studio, tantissimo tempo per essere illustrato e scritto, addirittura pare che lui avesse fatto diversi video proprio al proprio gatto per andare a immortalare nelle sue illustrazioni dei movimenti. E mi viene in mente, per esempio, questo, quello dello scodinzolo del gatto. E martedì, Flotsam, che per chi non lo conoscesse è appunto la storia di una macchina fotografica trovata su una spiaggia. Questo bambino che decide di andare a far stampare le fotografie, il rullino di questa macchina fotografica e osservando appunto le fotografie capisce che ci sono dei mondi marini dove un sacco di cose avvengono, ma soprattutto capisce, e qua vi spoilerò la fine, che ogni bambino si era fatto una fotografia con l'ultima fotografia stampata e aveva appunto inserito un nuovo rullino e aveva rimandato nel mare la macchina fotografica. Questo perché ve lo dico? Perché David Weisner studia in maniera direi quasi ossessiva e appunto attenta tutti quelli che sono i meccanismi appunto di scoperta e di gioco sia del libro che in Spot, che è la sua unica app che ha fatto, dove appunto lui è stato proprio uno scrittore che ha dichiarato che il cartaceo non leva niente al digitale e viceversa, ma sono proprio due codici completamente differenti. Quindi lui riprende tutti i suoi vari mondi sotterranei, marini e assurdi e li riporta in Spot, però facendo un tipo di lavoro completamente diverso. Spot, ora vi faccio vedere il video e poi dopo ne parliamo ancora. No, il libro non c'è, Sonia, è l'unica app che ha appunto pubblicato, ideato David Weisner. No, ma Sonia lo stava dando come informazione, perché Sonia ci fa tipo assistenza, giusto? Ah, ok, perfetto. Infatti, grazie. Lo stavo chiedendo. Ok, scusate. No, il libro della fotografia e Spot è l'app che ora Ursula ci fa vedere. Thank you.
Allora, è interessante perché David Wiesner ha deciso proprio di presentare questa app a ritroso, cioè l'app inizia proprio con il nome Spot che si deve appunto pinciare, quindi fare questo tipo di movimento nella cuccinella, che sarebbe la O del nome Spot, e da là si entra in una casa e da là si vede una scrivania dove ci sono degli oggetti che saranno gli oggetti che apriranno a dei mondi ogni volta diversi. La narrazione, diciamo, di questa app è proprio una dentro l'altra, cioè c'è una narrazione continua e per assurdo è una narrazione infinita, nel senso che in ogni mondo c'è la possibilità di entrare negli altri mondi. Noi ci abbiamo lavorato molto con le classi elementari e questo tipo di app è molto interessante, poi lo vedremo anche più avanti, perché diciamo che va a confondere all'inizio questi ragazzi, perché spesso sono ragazzi diciamo che da tanti anni utilizzano i tablet, e appunto sia questa cosa del pinch, quindi l'utilizzo delle dita, e sia questa ricerca che può essere fatta o in profondità o a destra o a sinistra, li confonde molto, perché sicuramente, e questo noi ne parliamo in un articolo che abbiamo pubblicato con Amelin, che eventualmente dopo vi giriamo in chat, è molto interessante vedere come ogni volta con questo tipo di app, quindi appunto app studiate di qualità eccetera, ci deve essere un approccio di scoperta, di decodificazione iniziale, ragazzi, frettoloso con appunto le app con cui entrano in relazione. E forse vabbè, faccio, dici a lei, accenniamo dopo al tipo di lavoro che abbiamo fatto con quest'app. Va bene, direi di andare avanti con la carrellata. Sì. Mm-hmm. Ok, bene, allora Yatatoi, ne parli tu? Sì. Qui abbiamo Lupimal, Miximal e Bandimal e Dromimal. Vediamo Lupimal. Scusate, sì. Già lo conoscete questo studio, Yatatoi? Così andiamo più veloci, no, perché questo è un caso in cui non abbiamo il libro. Sì, no. Vabbè, Sonia, ma io non capisco che mi rispondi a fare. Scherzo. Ok, allora, in questo caso abbiamo delle app che non hanno nessun rapporto diretto con dei libri, cioè non c'è un libro corrispettivo. E allora perché le includiamo? Allora, perché a nostro parere hanno un ambiente grafico curato. Cosa non ovvia, non abbiamo per niente parlato, abbiamo dato addosso al piccolo Bruco Maesazio, ma non abbiamo detto forse la cosa principale, ovvero che nessun genitore scarica app a pagamento per i propri bambini e che di solito bambini e genitori si mettono di fronte a cose tipo, ogni volta mi sbaglio a dire questo nome, Crashy Candies, così si dice forse. No, Candy Candy Crush, grazie Sonia. A parte gli scherzi, appunto, diciamo, la modalità solita con cui ci si interfaccia con lo strumento smartphone è quella dell'intrattenimento, ma proprio l'intrattenimento più becero nel senso negativo del termine, cioè l'app brutta, ripetitiva, che dà soddisfazioni facili, cioè in quel caso questo movimento tipo così di cose che si sparano, e che non arricchisce in nessun modo, non stimola in nessun modo, non ti conduce da nessuna parte, non ti fa esplorare nessun mondo, non ti fa guardare la realtà con un occhio diverso, non ti dà neanche un ambiente grafico piacevole, perché veramente quei cosi non sono belli, eppure
se giriamo sugli autobus, al ristorante, eccetera, vediamo che è quella la modalità più comune di interazione. Allora, nel nostro lavoro di carta straccia, nel lavoro che ha fatto Amelin quando ha proposto questo progetto col Goethe Institute, anche nelle proposte che appunto che fa Sonia, nel lavoro che fa Giulia Natale, che fa Mamma Mo, eccetera, si cerca sempre di cercare delle applicazioni che abbiano invece un ambiente grafico, un tipo di interazione, una tranquillità, una limpidezza e semplicità che in qualche modo richiama al libro anche questa, cioè richiama a un lavoro che nel libro è stato fatto ed è per i nostri occhi più facile da individuare, cioè noi mediatori dell'infanzia vediamo subito un libro sovraccarico e un libro che in qualche modo può offrire dello spazio al bambino. Siamo meno abituati a vederlo nelle app perché la modalità a cui siamo abituati è invece questa sovraccarica, quindi molto spesso demonizziamo quello strumento quando invece ci sono dei prodotti, e questo è il caso, arrivo al punto, di Yatatoy, che ci è piaciuto sia per la modalità di interazione che propone, che per l'ambiente grafico che propone, che per le cose che fa fare, per quanto gioca tra dentro e fuori. Ecco, rispetto a Menena Cottin, rispetto a quel gioco di girare lo schermo, ci piace pensare che come tanti autori giocano con i libri pensando anche ai confini del libro, come si può entrare e uscire dal libro, come si può girare, giocare, sbatterlo, agitarlo, eccetera. Anche nell'ambito delle app, i creativi possono giocare e decidere di fare qualcosa che colleghi il mondo dentro e il mondo fuori. Cioè, questa è l'idea di non essere calati su uno strumento che ci chiude, ma in qualche modo tirare sulla testa e continuare a interfacciarci anche col mondo. Cioè, l'app quindi come occasione di rapporto con altri libri, con la realtà circostante, eccetera. Lupimal è un'app di musica, però invece forse, Orsola, sai che farei vedere Drawimal, per questo rapporto tra dentro e fuori, e anche tra cartaceo e digitale. Lupimal, andatevelo poi forse a vedere. Allora, hai detto Drawimal? Ok. Hey. A for alligator. Dronimo, available on the App Store. Ecco, avete visto che in questo caso si propone proprio di fare qualcosa addirittura al di fuori dello schermo, quindi di posizionare, come avete visto, un foglio come l'ABC ci suggerisce e giocare appunto al di fuori dello schermo. Il successivo, la slide successiva, dopo, esatto, questa per esempio, Stickimal, che è una stupidaggine, cioè sono degli stickers che puoi... che puoi attaccare su delle foto, che è appunto una cosa abbastanza banale, però ritroviamo di nuovo questo stesso ambiente grafico delle loro app, che è obiettivamente molto carino e che ci, invece in questo caso, fa giocare con la realtà esterna dentro al cellulare o dentro al tablet. È abbastanza chiaro, no? Questo qui. Mi ha ricordato un pochino Metamorfosi, ma in realtà non c'è l'interattività con il fuorischermo. Ok, va bene. Se non avete domande su Yatatoy, di cui comunque riparleremo un pochino a proposito di, delle attività che faremo. Possiamo far vedere solo Bello? Sì, sì, dai. Bello. Ok, quindi Bandimal funziona così, insieme a Lupimal, dai, facciamo vedere anche Lupimal.
Così diciamo, ne parliamo. Bandimal è successivo a Lupimal, è un po' più evoluto, diciamo. Allora, Lupimal è una vera e propria app di composizione musicale. Però, capisci se parlo mentre la vediamo? Molto semplice, basata su delle forme e degli animali. Le forme non sono casuali, cioè il triangolo è un suono che va un po' verso l'alto, come il tondo è un suono più tondo, come anche gli stessi animali, si capisce quando c'è il gorilla, come gli stessi animali hanno dei suoni sensati. Tra l'altro sono tutti campionati, ecco, questa immagine alla fine lo fa vedere che sono campionati da strumenti musicali veri. E questa, diciamo, è un'app di musica. La cosa che mi piace di quest'app, per cui comunque l'abbiamo veramente regalata a nipotini di tutti i tipi, è che è una di quelle app che ti fa giocare fuori. Cioè, al di là della composizione musicale, si può fare della musica elettronica fondamentalmente, ma vi assicuro che una delle prime cose che accade guardando un'app del genere è appunto fare i vari gesti, muoversi. Quindi è un'app che invita, solletica il movimento. Questa cosa ci piace, cioè nel senso ci piace quando un'app riesce a portarsi un pochino al di fuori e entrare anche nella realtà dei bambini, nella realtà fisica e materica dei bambini. Ok. Ok. Qua c'ho questo. Questo è come il caso di My Very First Library di Eric Carle. L'app funziona molto similmente al libro. È un libro a lamelle e non c'è tanta differenza. Cioè è veramente una di quelle trasposizioni. Ma i libri app non rendono i bambini troppo dipendenti dai cellulari? Certo, questo è un grande tema, ma la domanda è un'altra. Ma non siamo noi molto dipendenti dai cellulari, per cui i bambini ci vedono sempre coi cellulari in mano? Purtroppo sì, ci dice Livia. Sì, è vero, cerchiamo di offrire delle interazioni interessanti, che per questo proprio cerchiamo delle app che in qualche modo li portino anche appunto a non essere curvi sul proprio cellulare, ma che li portino a fare, giocare, soprattutto ballare. Sono tutte app che veramente dal momento in cui le scaricate e ci entrate in contatto, un po' come quando uno decide di leggere un libro ad alta voce, no? Che il consiglio è sempre quello di leggerlo prima. Sono tutte delle app che ti mettono nella condizione di interrogarti come funzionano, cioè che devo fare, ti aprono proprio a delle domande, ok? E quindi il fatto che non sia un meccanismo autonomo, cioè automatico, come potrebbe essere quello di scrollare un social network, per esempio, e quindi subire quello che si sta vedendo, ma lo si agisce. E questo forse può essere un criterio buono per scegliere un'app, oltre a quello della musica, del tempo, eccetera. E vado avanti. Allora, un altro tipo, qua invece entriamo... Posso solo dire una cosa? Ne ho fatto prima cenno, però forse sono stata un po' superficiale e l'ho detto velocemente. Alcune di queste app di qualità sono progettate espressamente per stufare. Voi direte, ma come? Cioè, un libro che ti piace lo vuoi leggere e rileggere all'infinito. Un'app intelligente è anche una che propone un'interazione che in qualche modo a un certo punto ti porta a dire vabbè, sai che c'è, basta, mo faccio un disegno. È il caso di queste di Yatatoi che abbiamo visto. Cioè, dopo che hai fatto 3 canzoni con Lupimal, ma le mandi veramente in loop per tutta la giornata? No, forse ci balli sopra, appunto, forse ci fai altre cose intorno. L'app a cui facevo riferimento è Facce. Cioè, Facciamo, l'app di Facce, è stata progettata espressamente per stufare. Ragazzi, provateci pure voi, cioè c'ha delle interazioni che a un certo punto diventano veramente noiose, anche per il bambino più ripetitivo. È il meccanismo opposto rispetto a quello che dicevo di Candy Crush. Cioè Candy Crush cosa fa? Qual è il problema? Che offre questa soddisfazione, o anche Orsola faceva riferimento allo scrollare un social network, cosa che tutti noi adulti facciamo apaticamente. Questi giochi come Candy Crush offrono una ricompensa
immediata che ti spinge a continuare ad andare avanti senza nessuno scopo. Queste app che vi stiamo presentando no. Spero di aver risposto, ma poi magari su questo aspetto ci torniamo perché è un po' il punto. Mm-hmm. Allora, andiamo sul, sul fronte francese, francofono. Tra l'altro qua non ho messo Agathe, aspetta un attimo, perché Borgo Lasconghino è anche di Agathe de Moi, se si dice così, e mi vergogno di non averlo scritto perché è importante. Tra l'altro vi segnalo ovviamente di tutti questi autori di cui abbiamo parlato, Wisner, Vincent Godot, Agathe de Moi, eccetera, di andarvi a vedere i loro siti. Quello di Vincent Godot non è tanto aggiornato, però per esempio si vede proprio, è molto interessante vedere il tipo di lavoro che fanno intorno all'illustrazione, non solo appunto cartacea ma anche digitale, e il continuo dialogo proprio nei loro lavori. Allora, per chi non li conoscesse, sono in questo caso La Grande Traversata e Borgo Nascondino, Ippocampo, dei libri dove insomma nel primo risguardo viene subito dotato il lettore di una lente di non di ingrandimento, ma una lente con un filtro che va a far vedere, probabilmente, ecco, non so se si vede al computer, comunque un doppio livello. Quindi nel caso di Borgo Nascondino si vede cosa avviene all'interno di questo borgo. Qua in Borgo Nascondino, proprio nel risguardo, ti dice che oltre al libro è stata sviluppata un'app. Diciamo che questo esperimento di libro e di app funziona un po' allo stesso modo. Vi faccio vedere. Ovviamente la grande differenza è che nel caso dell'app CashCashVille c'è appunto la possibilità di animare, okay, quello che succede all'interno delle case. Di Vincent Godot vi segnalo anche Avec Calcbrick, che è molto interessante perché c'è il libro che è allo stesso identico testo dell'app, però si vede proprio l'utilizzo differente e nel caso del libro forse mi permetto di dire il valore aggiunto, nel senso che quello è un libro pop-up e lo stesso lavoro di profondità che ti dà un libro pop-up non te lo dà un libro app, però nel libro app invece lavora proprio con il movimento dello schermo, quindi ti invita proprio ad inclinare e avvengono poi determinate cose. Sempre per stare in ambito francese, partendo dal libro Ops, il mio cappello, che anche in questo caso è un libro pop-up, per chi non lo conoscesse lo faccio un po' vedere. E anche qui il criterio è quello di prendere delle forme geometriche che, grazie all'illustrazione, diventano qualcosa di diverso. Caso il fruitore, diciamo, ha una tavolozza di forme con cui può inventare i propri paesaggi che ogni volta cliccandoci sopra prendono appunto una forma differente. Io andrei avanti. E sì, anche perché così lasciamo un po' di spazio veramente per fare un gioco velocemente
Penso sia interessante ricordare la possibilità di fare foto dei propri paesaggi. Anche qui un richiamo con la realtà, il fuori. Sì, Rosy, è vero. E andrei velocemente a finire le slide, che poi chiederei a Orsola di mandarle in chat, così loro possono lavorare con queste slide 10 minuti. Sì, se non sono troppo pesanti. Tanti. Vediamo. Ok, allora, la realtà aumentata è un altro tema che forse direi che non riusciamo a trattare in questo appuntamento in cui siamo concentrati più sulle slide, però è un altro tipo di, sulle app, scusate, app tradizionali di libri, è un altro tipo di gioco che gioca col dentro e col fuori. Non sempre i prodotti in realtà aumentata ci hanno convinto, gli ultimi anni a Bologna spesso non ci hanno convinto, ma appunto non toccherei questo argomento e andrei oltre. No, aspettate. Ok, allora stavo mandando. Vogliamo fare un accenno? Sì, che però poi questo lo vedremo nelle attività, quindi molto velocemente. Petting Zoo e Chomp sono due app di Niman. Ci piacciono entrambe molto. Forse trovo più interessante parlare di Chomp semplicemente sempre per questo rapporto dentro-fuori. Sapete la modalità che tutti utilizziamo con questi stupidi affari, che è quella di farci questi selfie molto autoriferiti. Chomp gioca proprio con questa modalità. La nostra faccia viene messa al centro di dei giochi e delle anche prese in giro in qualche modo, che però ce la fanno diventare qualcosa di più e ci fanno fare qualcosa. Anche qui facciamo qualcosa col nostro volto. Quest'app ci ha conquistato, c'era Orsola che aveva il suo primo bambino che era piccolino e ci giocavano insieme e lei faceva tantissimo la stupida e lui rideva come un pazzo. È una di quelle app che ti permette di avere un'interazione anche a due, insomma con più persone e di far ridere un'altra persona facendo per esempio delle facce tu. Quindi è un'app che salvaguarda quello spazio di gioco e di interazione tra più persone e non soltanto tra te e il tuo tablet. Niman è sempre geniale, sì, un mito. Infatti sì, anche io consiglio di seguirlo su Facebook perché veramente quotidianamente pubblica delle fotografie modificate, illustrate, che sono nutrimento per gli occhi, veramente. Ok, non è niente. Vai, vai. No, dico, non abbiamo per niente parlato della divulgazione e quanto le app possano offrire veramente un terreno fertile per fare scienze, parlare di natura, guardare dentro, aprire dei buchi, appunto sollevare delle cose, sì, anche sulla pagina Instagram. E, qui vi ho messo soltanto per dire che appunto a volte le app non, e con questo lancio l'attività che vi proponiamo, a volte le app non dipendono direttamente da un libro ma in qualche modo si collegano a tanti libri. Guardate l'ambiente grafico di questa, sebbene quello di anatomia sia molto più chic, guardate però quanto si assomiglia questo colore di quest'app sul corpo umano di Tiny Boop con il libro Anatomia, che è un libro tra l'altro che anche questo ci sarebbe qualcosa da dire sul suo rapporto col digitale, perché invece di utilizzare le fustelle, l'editoria cartacea ha iniziato a utilizzare appunto il taglio laser, che permette molta molta precisione, da cui tutta una serie di libri in Italia pubblicati dall'Ippocampo, di cui il primo era stato questo qui, Anatomia. Ora ho visto che ce n'è uno nuovo sul cielo. E, quindi non abbiamo parlato della divulgazione, ma questo è un terreno che sarebbe molto molto fertile. Anche su questo terreno non sempre le proposte sono proprio eccelse. Comunque ecco, per esempio sul sito di Mamamo a questo proposito trovate veramente tanti tanti spunti. Ok, allora l'invito che diciamo, sono le 7:15, ci piacerebbe chiudere per le massimo 7:15 direi, e l'invito che vi facciamo un po', avendo visto tutte queste app, se vi viene in mente di fare delle associazioni rispetto a degli albi illustrati o ad altre app, o ad altre detto app. Anche alcuni di voi già l'hanno fatto in chat, vi lasciamo proprio direi 8 minuti
Che dici, Orsola? Sì, anche 5. Anche 5, cioè fare una cosa semplice, scegliere un'app che vi fa venire in mente appunto o un albo o un'altra app o un gioco o un film. E poi io direi che scorriamo velocemente appunto le fotografie. Facciamo un momento di restituzione nella pagina, cioè gli chiediamo di scrivere, scusate, potete scrivercelo nella chat. Mm-hmm, sì. Cioè scriverci chomp barretta il seguente albo. E che facciamo? Gliele scorri tu, Orsi, o glielo mandi? Un po' a scaricare. Ah. E quindi poi ho paura che questo formato non tutti i computer lo... Però io piano piano scorro. Ok. Bandi mal la musica, mixi mal ve lo faccio vedere al volo così capite come funziona. Ok, quindi funziona così, come se ci fossero appunto delle lamelle. Spot. Facce. E poi tutto il panorama mini bombo. Rosy, sì, ma non necessariamente, cioè se ti vengono in mente delle associazioni, come tra l'altro tu già ci hai scritto prima, insomma sentitevi libere. Diciamo che queste attività servono un po' a fare un po' di scambi tra di noi, e a fare delle associazioni libere, a fare un po'... appunto un lavoro anche un po' di brainstorming, di condivisione, consentono anche chi deve andare a fare la pipì di andare un attimo a fare la pipì o di bere, e così. Cioè sicuramente non tutti devono avere l'urgenza di rispondere, ecco. O anche se vi vengono in mente dei percorsi bibliografici in qualche modo, no? Cioè, per esempio, Iatatoi presenta delle app, come diceva Leila, non da, diciamo, da un mondo cartaceo, ma uno dei nostri lavori più divertenti è stato proprio quella. Brava, guarda! L'avevo preparato. Sì, Mafalda, anche noi abbiamo fatto un po' questo, non so se lo conoscete, però oddio, dove l'hai scritto Francesca? Perché l'ho visto solo da Mafalda, l'hai scritto prima mentre parlavo? Allora in due avete fatto questo, ah, sul tuo quaderno, carina, sì, esatto. Mazza che sintonia. E Zoom funziona proprio così, no? C'è un zoom di immagini dove addirittura si vedono appunto delle dita. Mixival mi fa pensare molto al libro gioco La mia piccola officina delle storie di Bruno Gilbert. In quel posto delle immagini ci sono parole o sintagmi. Ok. Un altro tipo libro che a me fa pensare molto Mixival è Todos Facemos Studo, che ve l'ho preso, no, perché funziona anche qui con delle lamelle. A me Spot ha ricordato il libro rosso di Lehman, o a me fa pensare ai libri box gioco di Bellei, sì è vero. A me piacciono tanto gli app book della Kite Edizioni. Ok, grazie Ciol.
Io userei l'app di WisenessPot per abbinarla ad un modulo didattico che parla della prospettiva e che di solito introduco con il libro così vicino, così lontano. Ma questo, vicino, lontano? No, per fortuna. Un albo, no, un po' vecchio ma bellissimo, con pagine che si aprono, iniziano dalle ciliegie di un giardino e finisce con una vista aerea e poi il ritorno. Sì, Borgo Nascondino è simile alle nostre città ieri e oggi, di Alberto Borgo e Irena Trevisan. Oggi aspettate che non riesco, ok, in cui si usano tre lenti di colore diverso per vedere tre fasi della città. Sì, diciamo che ci sono diversi libri dove vengono utilizzate le lenti. E, per esempio, quello della notte e del giorno, com'è che si chiama? Stupendo, Naturalia, no? Come si chiama? Ora me lo vado a vedere. Borgo Nascondino alimenta la mia immaginazione sul tema delle case. Penso a molti albi che amo. A casa, chi è in su casa, le case degli altri bambini, le case degli animali, casa casina. Allora, Ilaria, è carino perché noi ci abbiamo fatto proprio un laboratorio sulle case e quindi dopo ti faremo vedere qualche foto. Mi vengono in mente i piccoli libri lunari, ad esempio Saluti e Baci, dove gioca con le cartoline, ne unisce diverse, le duplica e le taglia. Ok, vedete che bello questo gioco che è? Cioè, raccontate... Ah, pure Museum, è vero? Assolutamente. Dove c'è proprio un lavoro di entrata e uscita e osservazione dei vari libri esposti. Orecchio Acerbo 2019. Allora, aspetta. Chomp richiama anche il primo vostro incontro, ovvero il lookbook, la fotografia che entra nella narrazione per bambini. Sì, anche diciamo la fustellatura ricorda un po'... tutti i vari libri gioco, Chomp, no? Il fatto che appunto sia qualcosa di tondo. Allora, prima qualcuna ci chiedeva se abbiamo mai utilizzato queste app con bambini con uno spettro autistico. No, non abbiamo, cioè ci è capitato di lavorare con lettura ad alta voce in contesti con bambini autistici, alla ASL, in centri di riabilitazione, ma non abbiamo mai utilizzato le app. Però ecco, mi verrebbe da dire che forse utilizzerei delle app come quelle Yatatoi, cioè molto asciutte, molto semplici, facce per esempio, anche potrebbe funzionare. Già Mini Bombo, forse il libro bianco potrebbe funzionare, ma le altre mi immagino che siano un po' anche questo, diciamo un gioco, l'app di Toulet potrebbe funzionare proprio appunto per lo sfondo bianco e per immagini molto asciutte, però le altre forse o sono bambini ad alto funzionamento, quindi Spot potrebbero veramente apprezzarlo molto, però dipende appunto la particolarità dell'autismo. Altra app interessante è Identikat, che richiama i libri, ah ok, di Cristina La Strego, Luzzati. Intendevi poesie della notte, del giorno e di ogni cosa intorno, di Silvia Becchini. Cosa questo, Sara? Ah, ok. Rosy ci dice bla bla bla. È stata sviluppata proprio per sviluppare l'interazione con bambini autistici. A me l'app Yatatoi Musicale ha fatto venire in mente libri come Tino 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 Tina Tino Tin 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 di Cartusia, che fa parte di una collana musica disegnata un po' strampalata. Sì, anche lavorando con Bandimal, per esempio, avevamo fatto un laboratorio proprio intorno al movimento e alla ripetizione di suoni, e in effetti è pieno di albi dove ci sta appunto l'utilizzo del sonoro. Avevi accennato prima il libro sulle similitudini naturali, forse ho sentito male, ma stavo anche scrivendo. No, non mi riferivo a quello, Sara. Ok, le slide sono partite comunque.
Ma un altro, ora lo vado a cercare. Borgo nascondino, ovvero il guardare dentro che piace tanto ai piccolissimi, scherri o i bellissimi di Varande Ubuk, tipo le case degli animali, topi pittori, sì, dove ci sono proprio tutte le case aperte, dove c'è, non c'è una facciata. Beh, mi viene in mente anche i libri delle stagioni della Berner, funzionano tutti così, no? Che le case, per esempio, in notte, che è il quinto, si vede di notte tutto all'interno delle case. Appunto, nei libri delle stagioni, i topi pittori, c'è questo gioco. Ok. Grazie, veramente un sacco di cose. Sacco di spunti. Sì? Sarebbe bello raccogliere tutte queste suggestioni, dato che non possiamo fare copia e incolla della chat. Potreste raccogliere voi i suggerimenti condivisi? Guarda, io mi stavo facendo un foglio, per un attimo mi è saltata la connessione e non ho più la chat sopra. Comunque io qualcosa me la sono appuntata. È un problema questa cosa della chat, già negli incontri precedenti. Oggi proviamo a scaricarla alla fine. Allora, sì, sai cosa posso pure provare a fare alla fine? Gli screenshot della chat, così almeno abbiamo delle fotografie. Mm-hmm. Allora, Cacciallorto, libro illustrato con CD musicale annesso. A me piacerebbe che Anthony Brown sviluppasse app con la sua estetica. Conoscete se esiste qualcosa che si avvicini? No, non mi interessa. Sonia, che dice? Se esiste lo so Sonia. Va bene ragazzi, vogliamo passare all'ultima parte di questi, esatto, dici Sonia, vediamo se ci dice. Che dici Orsi, vogliamo passare all'ultima parte? Giuliana, questo? Giuliana mi chiede di rivedere, perché questo è un libro gioco di Minibombo, si chiama Vicino Lontano e semplicemente... No, fanno con la mano. Ah, allora no, non lo so. Col libro bianco io suggerisco di scrivere con un pastello a cera bianco su un foglio bianco e poi colorando con l'acquarello far emergere il disegno nascosto. Molto bello come attività. E riguardo a questo, dai, sì, andiamo a vedere le altre slide, le altre, diciamo, foto, perché così vi facciamo vedere una cosa di cui non abbiamo per niente parlato, che a nostro avviso è molto divertente invece. Allora, foto. Ok, quella lamelle. Ah, Todos facemo studio? Questo qui? Ok. Allora. Pronti? Allora, vado un po' velocemente. In questo caso eravamo al Goethe Institute, abbiamo fatto un laboratorio proprio su tutta l'opera di David Wiesner. È stato molto interessante fare un tipo di laboratorio, diciamo, intorno appunto all'opera di un autore, perché i ragazzi si sono veramente appassionati e soprattutto siamo riusciti a far vedere qualcosa, appunto, le potenzialità sia del cartaceo sia del digitale. In questo caso abbiamo chiesto anche alle case editrici di avere i PDF così che ci fosse una doppia, diciamo, proiezione e fosse per i bambini più facile anche appunto esplorare i dettagli di questi albi. Il nostro modo di lavorare con le app normalmente è in piccoli gruppi, cerchiamo proprio di chiedere ai bambini di alternarsi e di creare proprio delle regole nella sperimentazione dell'età. Allora, in questo caso era una quarta elementare. Tra l'altro è super interessante lavorare con Wiesner perché appunto fa tantissimi silent o libri con poche parole e quindi riescono un po' da un contesto invece oramai molto, non so, mi viene da dire da libri non più tanto illustrati, no? Spesso gli insegnanti verso la fine delle elementari abbandonano un po' questo campo. E appunto per loro è interessante darsi delle regole e non sempre è facile.
e non sempre è stato facile. Qua si vede proprio lo schermo iniziale dei mondi di Weisner, che sono il tramezzino, il biscotto, il giornale, la lettera, questa è una sorta di lettera con vari, diciamo, codici segreti, e la matita. Questi sono i mondi di Weisner. Poi andiamo avanti. Qui eravamo con Lela, questo libro fa di tutto. Ma era su questo posso intervenire su Weisner? Certo. Una cosa, una testimonianza interessante, poi se leggete l'articolo che abbiamo scritto su Amelin, mi sembra che lo diciamo, una testimonianza interessante su questo è stata da parte di una nostra operatrice che ci ha raccontato che durante la lettura dei libri, anche con lo schermo, insomma con questa situazione un po' doppia, si sentiva un po' che i bambini insomma non la seguissero tanto, che erano tutti molto eccitati dal fatto di fare un'attività con i tablet, perché potete immaginare, insomma, il Goethe Institute ci ha messo a disposizione questi tablet con cui abbiamo fatto le prime attività di sperimentazione in biblioteca, in questo caso anche con delle classi, e ovviamente, cioè, bambini caricati che arrivavano dicendo sì, facciamo, usiamo i tablet in biblioteca, sì, usiamo i tablet in classe, eccetera, e aveva sentito questa prima, diciamo, non ritrosia, però appunto maggiore entusiasmo verso la parte digitale, e si è stupita di quanto alla fine dell'incontro i tablet fossero rimasti da una parte e i libri fossero andati a ruba, ma letteralmente i bambini se li erano litigati. Questo appunto in biblioteca sono stati immediatamente presi in prestito. Sì, non potevano prendere in prestito il tablet, voi mi direte, ma quell'apparente iniziale entusiasmo verso il digitale, diciamo, alla fine si è risolto in una passione sfrenata verso il ritrovare quegli elementi del digitale nei libri. Quindi questo è per sottolineare un certo andirivieni che abbiamo visto accadere tra libri e app e tra app e libri, decisamente a nostro parere positivo. Cioè, la domanda è: può un'app promuovere un libro? A volte sì. Ci sono dei bambini che hanno conosciuto prima le app mini bombo, prima dei libri? Forse no, però a volte potrebbe succedere, cioè in un mondo in cui ci fossero buone app collegate ai libri, potrebbe essere una via d'accesso per dei buoni libri. Mm. Sì, mi viene in mente che anche in questi contesti, invece, per esempio la Biblioteca Europea, dove c'era una fascia d'età anche abbastanza di bambini piccoli, è stato molto bello fare prima delle letture ad alta voce, poi l'sperimentazione con le app, e alla fine è stato bello proprio vedere che spesso il bambino abbandonava il tablet e si metteva in un cantuccio con il proprio genitore a leggere il libro. Quindi appunto questo continuo, come diceva lei, andirivieni tra l'uno e l'altro. Qui per esempio ho The Magic Drawing App, che era quello appunto l'app collegata a Ops, il mio cappello. E qua genitori che sperimentano con i loro bambini a fine incontro le varie app. Questi erano i pannelli della mostra che Mini Bombo ha promosso alla Nuvola di Fuxas a Più Libri Più Liberi nel 2017, direi ormai, e che poi ha girato per alcune biblioteche di Roma. E qua invece si vede, ve l'ho messo per farvi capire, i vari tipi di lavori che uno può fare, no? Sia sul libro, sia sulle attività che Minibombo propone, e sia appunto sulle app. Un altro tipo di esperienza che abbiamo fatto, sempre al Goethe Institute, è con i libri fotografici e i cellulari dei genitori, e i tablet che il Goethe ha messo a disposizione. E anche qui è stato molto divertente chiedere ai genitori a inizio incontro di mettere in modalità aereo i propri cellulari e di darli ai bambini per giocarci. E loro erano abbastanza sconvolti. Queste sono appunto delle attività che ricordano anche al discorso che faceva prima Leila su Drawimal, per esempio, no? Che dal tablet si può esplorare qualcosa al di fuori. Anche Daniela Bassi ne parla del suo libro No App edizione Lapis. E uno dei miei laboratori preferiti in assoluto, di cui vorrei, cioè ci terrei particolarmente a parlare,
è questo qui. Partendo da un'app gratuita che si chiama Sketchbook, abbiamo fatto dei giochi espressivi sia sul cartaceo che sul digitale. Quindi è stato chiesto ai bambini di sperimentare prima tutti questi materiali espressivi con diverse caratteristiche, diverse capacità di sporcarsi, tratto diverso, liquidità diversa, eccetera. Abbiamo scelto dei libri che potessero ispirare i bambini nelle loro immagini, nelle loro forme, eccetera, e poi gli abbiamo fatto fare proprio un lavoro di espressività sia sul cartaceo che sul digitale. E anche qui chiedendogli proprio di fare una condivisione continua sia del foglio che del tablet. Cioè tutte queste opere che vedete sono opere che non hanno fatto i bambini singolarmente, ma le hanno fatte in piccoli gruppi scambiandosi ogni volta il supporto, sia che fosse cartaceo che digitale. E qua ci sono appuntate delle piccole differenze che abbiamo chiesto proprio a loro di esprimere, perché diciamo che l'obiettivo anche un po' di questo incontro è che non è che vince uno rispetto a un altro, sono due cose diverse che si possono nutrire l'un l'altro. Questo secondo me è una cosa che dobbiamo tenere sempre a mente. E niente, io queste le trovo veramente divertenti. Poi vabbè, i bambini dicevano no, in uno puoi cancellare, in un altro ti sporchi, cioè tutte diciamo dei punti di vista un po' ovviamente differenti. Qui invece un altro incontro, no, qua è sempre lo stesso, dove queste sono le cartoline iniziali dove gli abbiamo chiesto un po' di sperimentare appunto le varie caratteristiche dei materiali espressivi. E poi qua in chat, non mi ricordo ora chi l'avesse detto, ma è proprio un laboratorio a tema case. Quindi abbiamo preso Borgo Nascondino, un'app di Tiny Bop che si chiama Case, abbiamo preso un po' di albi con per esempio formati differenti, pop-up di Alleporello, anche qua appunto avete visto le case degli animali, che sono tutti libri che avete citato prima, Schizzo in città che invece lavora sulle finestre, eccetera, e abbiamo fatto un lavoro su, diciamo, un'esplorazione sulle case. E anche qui siamo partiti da delle app che, come diceva prima Leila, non partono da un cartaceo, quindi sia quelle di come Petting Zoo o come anche, non l'ho scritto, ma Miximal, e abbiamo fatto diciamo una vetrina bibliografica che ricordasse un po' tutto l'immaginario degli animali, lavorando anche su libri gioco come appunto Il libro cane, Chi ha il coraggio, Il venditore di animali, che invece lavora sulle finestre. E anche qui piccoli gruppi e sperimentazione in comune. L'invito è proprio quello di dare delle regole definite, quindi il tablet si tiene a terra perché sennò si rovina, decidete l'ordine dei bambini. Ogni volta anche rispetto a un'app darsi un ordine, quindi l'esempio del libro bianco, un colore a testa, poi si cambia, ok? Questo era quello che volevo dire, infatti mi hai preceduta, perché quello che abbiamo notato, per esempio facendo delle sperimentazioni in una materna, era questo grande entusiasmo rispetto alla nuova tecnologia, al fatto che ci fosse un tablet, eccetera, a volte creava delle situazioni un po' di confusione, e che quindi era importante appunto dare un contenitore più chiaro, delle regole ma veramente molto semplici, come quella di tenere il tablet a terra e non tenerlo in mano, per esempio tutela sia il tablet ma sia evita questa brutta cosa del tirarsi. Scusa Orsi, ti interrompo un attimo solo per dire se per caso riesci a convertire da Keynote a PDF o PPT le slide. Mm-hmm. E perché okay. Keynote lo legge solo il Mac. Ok.
questi ultimi laboratori che vedete sono appunto invece dei laboratori che vedono l'interazione tra, anche questi, tra fuori e dentro. Quell'app Drawimal, questa in cui si disegna intorno, ha questo aspetto molto carino che hanno le app di Yatatoi. Ecco, questa è un'altra cosa che non abbiamo sottolineato abbastanza, cioè quante potenzialità ha il digitale. Siamo sempre un po' a sottolineare quante cose più belle abbia il libro, perché effettivamente il libro è un avversario molto affascinante, però anche le app hanno degli aspetti come la possibilità di attivare l'audio, quindi di facilitare tutta una serie di bambini. Una delle potenzialità del digitale è quella di poter cambiare lingue, per cui quel gioco che ad ogni lettera corrisponde un animale e ogni animale ci fa disegnare qualcosa intorno al nostro foglio, cambiando lingua, addirittura in esperanto. In questo caso noi lavoravamo al Goethe Institute, quindi abbiamo fatto in italiano e in tedesco. Si possono usare anche come strumento di apprendimento, sempre mantenendo un ambiente più bello rispetto magari ad un'app espressamente dedicata all'apprendimento delle lingue. Questo è un po' il punto. In questo caso quindi abbiamo fatto vedere Forte come un orso in italiano e in tedesco. Dentro Forte come un orso ci sono tanti nomi di animali in italiano e in tedesco, nella versione tedesca, e anche con l'app abbiamo giocato su questo doppio registro linguistico.